Siamo a Roma per un evento incentrato sulla sclerosi multipla, dove di fronte alla comunità di specialisti è stato presentato il primo biosimilare del natalizumab, un farmaco molto importante per le forme più gravi di questa malattia. Il farmaco è commercializzato dall'azienda farmaceutica Sandoz e noi ne parliamo col dottor Marco Forestiere, amministratore delegato di Sandoz Italia. Dottor Forestiere, perché è importante l'arrivo del biosimilare di natalizumab da tutti i punti di vista, da quello del medico, del paziente e del Servizio Sanitario Nazionale? Prima di tutto, noi siamo veramente fieri e orgogliosi di portare questa soluzione all'interno del nostro portfolio dei biosimilari. È il primo biosimilare che entra nell'area della sclerosi multipla, quindi ha una particolare importanza per i pazienti che sono affetti da questa malattia. Perché? Perché in Italia abbiamo 137.000 pazienti che sono affetti, tutti in età molto giovane, l'incidenza è tra i 20 e i 40 anni, pensate. E in questo momento ogni anno ci sono nuove 3.500 diagnosi in Italia per sclerosi multipla. Cosa possiamo offrire al paziente, al sistema sanitario e anche alla comunità scientifica? Il biosimilare è sicuramente una soluzione che porta sostenibilità, quindi da un lato risparmio, ma dall'altro lato permette anche di avere un accesso al biologico, al farmacologico molto più precoce, e in una malattia come la sclerosi multipla è cruciale arrivare presto e fermare la degenerazione che il paziente vive e farlo tornare una vita quanto più, diciamo, simile e uguale al periodo pre-diagnosi. Quale sarà l'impegno di Sandoz nel mondo della sclerosi multipla e più in generale, visto che questo è il primo biosimilare, per favorire anche la cultura dei biosimilari in questo settore? Noi come Sandoz siamo leader in Italia per quanto riguarda il settore dei biosimilari. Nella sclerosi multipla siamo entrati in questo momento, prendiamo l'impegno di ovviamente supportare la comunità scientifica e le istituzioni dei pazienti sin da subito, ma anche nel periodo che verrà, quindi anche per il futuro. Noi agiamo nel mondo dei biosimilari da quasi 30 anni, la prima ricerca su questo tipo di farmaco è arrivata nel 1996 e siamo stati i primi a lanciare in Europa un biosimilare nel 2006, quindi una lunga storia che ci vede, diciamo, leader nel garantire un farmaco che sia non solo efficace quanto il farmaco originator, ma anche un farmaco che sia tollerabile e sia anche sicuro. Quindi noi quello che ci impegniamo a fare è, con i nostri nuovi biosimilari che abbiamo ora sul mercato, saremo presenti al fianco delle istituzioni, delle comunità scientifiche e i pazienti per riuscire a garantire questo percorso insieme anche nel futuro.